Ringraziamo l'architetto Piero Vignali per essere stato qui questa sera, non lo vedevamo da molto tempo. Del resto l'edilizia è ferma, ce lo diciamo, quindi e anche per questo. Quando faremo l'aggiornamento della normativa del PCC per la sismica a cui stiamo lavorando insieme alla provincia, ecco, parliamo sempre in modo preventivo di quello che un giorno dovranno essere le nuove costruzioni. Grazie, arrivederci a tutti, buon lavoro. Grazie. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Piano particolarizzato di iniziativa privata con parti di 2 e di 3 ulteriori provvedimenti. Su questo punto esce il consigliere Stefano Del Buono, essendo una delibera che riguarda alcuni suoi stretti parenti. Siamo a Mascherino, siamo nella zona industriale, via Ungaretti, via Pirandello, e un anno fa avevamo prorogato la convenzione urbanistica di un anno, chiedendo comunque a Del Buono di prendersi degli impegni per portare a termine questo impegno, insomma, no? Delle opere di urbanizzazione che ancora mancavano. Il comparto nasce nel 1900, la convenzione organistica è stata siglata la prima volta nel 1996 sui comparti artigianali di 2 di 3 denominati Melloni. Allora, a che punto siamo e perché abbiamo accolto questa ulteriore richiesta di proroga di 6 mesi? Perché comunque, diciamo, per l'anno scorso, eravamo ormai in autunno, mi pare, comunque è stato siglato un accordo, un contratto firmato che insomma poi ci hanno portato con una ditta che si chiama Asfalti e Costruzioni, mi pare, sì, e per la, diciamo, la realizzazione di tutte le asfaltature mancanti. Tenete conto che il contratto, oltre ai 12.000 euro di lavori che sono stati fatti prima dell'inverno, prevede altri 81.000 euro più IVA di lavori da fare. Noi abbiamo una fideiussione di 70.000 euro, quindi è meglio che li facciano loro i lavori, perché altrimenti il comune dovrebbe spendere di più. E ritengo che loro abbiano espresso tutta la volontà, insomma, che abbiano la volontà di portare a termine i lavori. Testimonianza del fatto che ci hanno fornito il contratto, poi la ditta che li deve eseguire ha detto che aspetta che smetta di piovere, che non poi smetterà, perché poi sottofondo è già stato abbastanza deteriorato, quindi insomma è importante che le condizioni siano buone. E questo è il grosso, quello che riguarda gli asfalti. Il verde invece l'avevano finito l'anno scorso, diciamo, l'illuminazione pubblica ci hanno portato i pagamenti che hanno fatto ad Enel per gli adempimenti ancora mancanti, quindi mi sento di dire che dovrebbe essere l'ultimo colpo per arrivare, insomma questa deve essere l'estate buona, ecco, per arrivare alla fine di questa convenzione urbanistica. Queste sono le ragioni per cui insomma, ho accettato di porre un'ulteriore proroga. Ovviamente la proroga deve essere coperta da anche proroga di fideiussoria, quindi ci devono portare anche la proroga della fideiussione, altrimenti. Però questo insomma è incluso nella delibera. Questo è quanto. Roberto Scarpa. Va bene, basta campagna, non voi, vabbè. Volevo approfittare per chiedere il punto sulle altre utilizzazioni con pendenze. Se c'è qualcosa da dire. Sì, qualcosa da dire ce l'ho, non so, magari lo dico alla fine. Sì, vabbè. Prendo la domanda per la fine, ok. E niente, se non ci sono altri, metto in votazione il punto numero 4, piano particolarizzato di iniziativa privata con parti di 2 e di 3 ulteriori provvedimenti. Chi è favorevole, alzi la mano. 13, unanime. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è favorevole, alzi la mano. 13, unanime.